Bentornati su Bean Sapiens. Ciao Marco. Ciao. Grazie per la tua disponibilità. Continuiamo in questa riflessione insieme sulla psiche dal punto di vista della psicologia evoluzionistica e con le possibili ricadute in ambito di sviluppo e benessere clinica. E oggi ci concentriamo più sulla psicopatologia. Il tema molto caldo, molto complesso, su cui la psicologia evoluzionistica ha diverse cose da dire e ci racconterai. Se sei d'accordo, parto subito con la prima domanda. E, piccola parentesi, anche questa volta, gentilissimo Marco ci ha dato una bibliografia che poi metterò in calce sempre al video. Partiamo? Deformazione professionale. Sì. Partiamo. Dai. Quali sono i concetti di base della psicopatologia evoluzionistica? Bene. E cerchiamo di inquadrare. Allora, il tema è quello di applicare la prospettiva evoluzionistica, no? Quindi così lo studio dell'essere umano come un essere vivente che ha la sua storia evolutiva e il cui corpo, mente, cervello, eccetera, non sono come caduti lì, no? Dal nulla, ma hanno una loro storia e il loro funzionamento e anche il malfunzionamento hanno in qualche modo delle radici in una storia molto profonda che ci può aiutare a capire non solo come le cose funzionano, ma anche perché funzionano in un certo modo. E cioè, la domanda fondamentale della psicopatologia evoluzionistica è, in linea con quella che poi, se vuoi, la medicina evoluzionistica un po' più in generale, è come mai siamo vulnerabili ai disturbi, no? C'è tutta una serie di cose che possono, come dire, andare male, poi andiamo a vedere un po' meglio cosa può voler dire, no? Più nello specifico andare male. E la domanda è come mai, diciamo, non siamo evoluti in un modo che ci protegge, no? Che ci evita questo tipo di, appunto, malattie, disturbi, sintomi, eccetera. E il primo contributo della psicopatologia evoluzionistica è di mettere sul piatto una serie di spiegazioni abbastanza generali che poi possiamo raffinare per farne delle ipotesi più mirate, più specifiche. Diciamo, Randy Nessy è quello che, diciamo, ha fatto il lavoro migliore, diciamo, di sintesi su questo punto, e lui mette una serie di punti, no? E uno dei motivi per cui siamo vulnerabili è che intanto la selezione naturale non è onnipotente, ha i suoi limiti e i suoi tempi. Quindi, per esempio, molto dalla cosa più banale, possono esserci, per esempio, mutazioni genetiche, no? Che hanno degli effetti deleteri, che hanno degli effetti dannosi, per esempio anche sulla salute, sulla possibilità di sviluppare, per esempio, dei disturbi. La selezione naturale tende nel tempo a eliminare queste mutazioni, però non è un processo istantaneo, possono in realtà restare con noi per un bel po' di tempo. E se continuano, diciamo, a emergere, rimaniamo sempre con un background di mutazioni dannose con cui dobbiamo fare i conti. E quando abbiamo a che fare con organi, diciamo, molto complessi e molto delicati come il cervello e le funzioni cerebrali, la possibilità che, diciamo, mutazioni dannose possano interferire in un modo o nell'altro col corretto funzionamento, chiaramente si alza ancora di più. Quindi quello, diciamo, è il nostro background di sfortuna genetica che ci portiamo dietro e che non può essere eliminata magicamente. La selezione naturale è anche lenta, per cui c'è la possibilità di mismatch, cioè quando c'è un cambiamento nell'ambiente che è molto rapido, diciamo, modalità di funzionare, meccanismi che possono essere adattivi e, come dire, ben funzionanti nell'ambiente precedente, possono trovarsi improvvisamente a funzionare male. Esempi su classici, insomma, per esempio, nel momento in cui ci evolviamo per milioni di anni in un ambiente in cui il cibo tende, come dire, a scarseggiare periodicamente, no? E non ci sono, per esempio, fonti, se non molto rare, tipo il miele o cose del genere, diciamo, fonti di, non so, zuccheri concentrati o cose di questo tipo, improvvisamente, diciamo, diventiamo capaci di
avere una dieta praticamente a calorie infinite, con tutti gli zuccheri, grassi, le cose che vogliamo, diciamo i nostri meccanismi evoluti per regolare, che ne so, la fame, l'appetito, eccetera, non sono ben adattati a un ambiente di questo tipo e quindi ci possono portare al rischio, per esempio, di obesità e tutta una serie di altri disturbi. Questo è un esempio, diciamo, banale, ma può succedere anche a livello, come dire, più generale, per esempio. Faccio una serie di così esempi flash, ma il fatto che ci siamo evoluti per vivere in situazioni sociali come dire, di piccolo raggio, no? I gruppi sociali che abbiamo avuto fino a qualche migliaio di anni fa erano fondamentalmente molto piccoli, con una maggiore interazione con persone imparentate, cioè il mondo sociale delle persone era molto più ristretto. Ci sono stati dei cambiamenti, diciamo, negli ultimi migliaia di anni, fondamentalmente con le civilizzazioni, la nascita delle città e così via, e adesso siamo arrivati a un punto in cui viviamo potenzialmente una vita in cui, se vogliamo, possiamo quasi non incontrare le stesse persone due volte, no? E con una, viviamo in mezzo a milioni di estranei, abbiamo contatti con persone di cui non sappiamo nulla, eccetera. Questa, per esempio, questo cambiamento facilmente porta con sé, come dire, delle situazioni che mal si coniugano col modo in cui noi siamo portati a interagire, per esempio, con gli altri. Per esempio, la società piccola è probabilmente adat molto adattivo essere sensibili, no? Per esempio, all'opinione, e essere molto sensibili a cosa le altre persone pensano di noi, qual è la reputazione è molto preziosa, chiaramente, non c'è un altro gruppo, no? Una volta che si perde la reputazione del proprio gruppo, la cosa è un po'. L'appartenenza al gruppo, no? Certo, il gruppo, diciamo, nella maggior parte, sempre con le dovute eccezioni, però per la maggior parte della nostra storia, il tuo gruppo è quello in cui nasci e più o meno quello è, no? Quindi chiaramente ci aspettiamo che i nostri meccanismi, diciamo, di gestione di quello che è appunto la reputazione, non so, la vergogna, il senso di appartenenza, eccetera, sia calibrato su questa cosa qui. Nel momento in cui tu hai, non so, saltiamo al mondo dei social media, no? Però l'opposto di questo, in cui tu hai potenzialmente interazioni che ti sembrano, no, reali con persone che in realtà non ti conoscono, non sai chi siano, eccetera, ma continui in qualche modo a percepire certi feedback in un modo che può, per esempio, portarti a sviluppare, non so, tutta una serie di emozioni negative, sentirti, no, rifiutato, sentirti non abbastanza bravo, cioè il confronto sociale, la dimensione del confronto sociale si è allargata anche moltissimo, no? Dal confrontarsi per non so quanto sono bello, quanto sono attraente, quanto sono bravo con altre magari 50-100 persone, a farlo potenzialmente con miliardi di persone e quindi, come dire, quasi inevitabilmente avere un confronto che, se voglio, mi vede perdente, e quindi anche lì tutta una serie di vulnerabilità che ci sono per uno scollamento tra quello che è il modo in cui ci siamo evoluti e quello che abbiamo nel presente. Ci sono, poi queste, diciamo, sono le lentezze della selezione naturale, no? Però anche quando tutto funziona, ci sono vincoli, ci sono compromessi. Chiaramente facciamo tutto con, no, dei limiti energetici, dei limiti di tempo, dei limiti di capacità, dei limiti fisici, per cui, per esempio, non possiamo aspettarci che possiamo, come dire, massimizzare tutte le funzioni, per esempio, psichiche, no? Aumentare certe capacità, che può essere utile, e può avvenire, per esempio, a scapito di altre. Certo. E aumentare, per esempio, non so, la sensibilità a certi pericoli, no? E stiamo parlando di pericoli non solo fisici, ma anche sociali, per esempio, da quelle che possono essere la paura, no? Tutte queste emozioni che hanno a che fare con la protezione del sé, quindi sia paura fisica che, non so, tutte emozioni che hanno a che fare con l'ansia, la vergogna, l'ansia sociale, eccetera. Tutte queste emozioni qui possono proteggerci utilmente da delle situazioni negative, ma hanno anche i loro costi. Perché chiaramente ci rendono anche, come dire, non solo più protetti, ma anche più magari resti a entrare in certe situazioni, più vulnerabili a certi tipi di input sociale e così via. E questi, diciamo, questi compromessi non si possono evitare.
Quindi ho selezionato un po' a produrre l'essere perfetto che no, fa benissimo in tutti i campi e a tutti i tratti e tutte le capacità che funzionano al 100%. Questa cosa non può funzionare e quindi la selezione naturale produce delle persone che hanno, come dire, limiti come dire, e dei meccanismi che hanno dei parametri di funzionamento che in qualche modo non possono far tutto ugualmente bene e possono essere vulnerabili anche lì a funzionare peggio o funzionare male o a dare degli esiti negativi in certe circostanze. Per esempio, facciamo un altro esempio: tutti i processi di apprendimento, anzi, diciamo, più sono potenti i processi di apprendimento, no? E quindi solito per rendere un processo di apprendimento potente, noi esseri umani siamo specializzati nell'apprendere, no? Dall'ambiente, dagli altri. Più è potente un processo di apprendimento, più in qualche modo è anche vulnerabile, perché vuol dire che ci devo in qualche modo mettere del mio, non sono processi passivi, ma sono processi in cui in qualche modo no, io faccio delle inferenze, vado al di là di quella che è l'informazione che mi viene data, cerco di non anticipare quello che succederà e non solo reagire in modo passivo. Tutte queste cose ci rendono capaci di apprendere in modo molto rapido e molto profondo, allo stesso tempo aprono delle vulnerabilità, per cui io posso, per esempio, apprendere delle, come dire, delle modalità o delle informazioni, diciamo, errate o controproducenti. Come Per per cui se esempio, scusa se ti interrompo, mi. poi ti. Come Vai, vai. per esempio quando si dice che da un lato la capacità di astrazione e poi simbolico-linguistica ci ha permesso ovviamente un salto evolutivo mostruoso a livello culturale, tecnologico e quant'altro, però proprio questa capacità di astrazione, di uscire da qui e ora. Può essere anche una causa di fragilità, no? A livello psicologico, o Certo. sbaglio? Beh, possiamo, come dire, possiamo apprendere o sviluppare delle idee che sono talmente scollate dalla realtà che diventano poi controproducenti. È molto, come dire, questo è l'altro lato della medaglia della potenza invece di poter sviluppare delle idee che sono non sempre calate nel contesto presente, ma in qualche modo vanno al di là, no? Quindi la capacità di creare, non so, mondi immaginari è potentissima. Credenze. No? Credenze, mondi ipotetici, la capacità di fare di avere una teoria della mente sviluppata, per cui quella di, come dire, avere dei modelli e in qualche modo penetrare la mente dell'altro, attribuendo, no, intenzioni, credenze, idee, piani, visioni, eccetera, queste cose potentissime che chiaramente poi possono diventare il materiale per la psicopatologia, nel senso che in certi casi quelle lì sono la stessa base, per esempio, non so, per fare un salto a cose, a manifestazioni abbastanza estreme, però le manifestazioni dei deliri, no? Deliri che possono avere aspetti, diciamo, paranoici o grandiosi, eccetera, hanno a che fare, quindi non puoi avere un delirio paranoico se non hai la capacità di immaginare al di là del momento presente e non hai la capacità di avere della teoria della mente sviluppata sulle altre persone. Quindi questi sono dei tool importantissimi che allo stesso tempo aprono delle vulnerabilità che prima non ci sono. E si applica un po' a tutto, diciamo, non è, come dire, soprattutto rispetto ai processi di apprendimento è interessante perché hanno a che fare con tanti, no, entrano in tantissime sfumature della psicopatologia, per esempio, non so, tutti i disturbi d'ansia, no? Disturbi d'ansia, disturbi ossessivi, tutto questo, questi spettri, diciamo, psicopatologici, hanno spesso una componente di apprendimento, nel senso io mi, in qualche modo mi convinco, magari per dell'esperienza, dell'immaginazione, delle fantasie, quello che mi viene magari trasmesso da altre persone, no? Che Certo. possono essere, non so, la mia famiglia piuttosto che altri, mi creo un modello del mondo in cui, per esempio, certe cose sono, non so, pericolose e inaccettabilmente pericolose e io non sono indifeso davanti a queste cose. Questo, come dire, è una vulnerabilità. Perché a quel punto possono essere modelli che diventano difficili da, no, sconfermare, però sarebbe un errore vedere il difetto nel processo di apprendimento, cioè quel processo di apprendimento Certo. lì
Lo stesso che ci permette invece, quando davvero c'è una situazione pericolosa, di, come dire, evitarla rapidamente e impararla senza dover finire nel pericolo e poi imparare a posteriori, chiaramente, no? Quindi il beneficio di poter immaginare anche pericoli futuri senza sperimentarli direttamente, da un lato Chiaro. ci rende potentissimi contro tutta una serie di possibili danni, eccetera, dall'altra ci espone a, come dire, fare errori di Quindi, valutazione. mutazioni, Sì. cambiamenti veloci dell'ambiente, Nell'ambiente. vincoli, compromessi, limiti. C'era un Abbiamo quarto? allora, ancora diciamo, i parassiti che sono, mettiamo un po' in secondo piano, però è anche e per parassiti, diciamo, in biologia si intende un po' tutto, quindi virus, batteri. Siamo sempre soggetti a rischio di infezione da parte di organismi che ci vogliono, diciamo, sfruttare per i loro scopi. E questo chiaramente si estende anche al cervello. Il cervello non è immune, no? Sia direttamente, a più severe infezioni che vanno davvero a interferire col funzionamento cerebrale o addirittura coinvolgono il cervello, oppure come effetto secondario magari dell'attivazione del sistema immunitario, che ha anche degli effetti comportamentali e psicologici. Quindi quella è un'altra fonte, soprattutto qui in psicopatologia, soprattutto rispetto alle infezioni nelle primissime fasi di vita, quindi prenatali e nei primi anni di vita. Ci sono per esempio delle correlazioni tra le infezioni in quel periodo e rischi per alcuni disturbi successivamente. Quindi quello è un'altra, come dire, vulnerabilità a cui siamo esposti. Ci difendiamo col sistema immunitario, però sempre con un margine, no, Certo. così, di zona grigia. E per ultimo, è importantissimo, questo è un contributo davvero un po' unico, diciamo, della prospettiva evoluzionistica, l'idea di fondo che quello che la selezione naturale produce non è diretto alla salute o al benessere, ma è diretto alla fitness. Cioè, di nuovo, cos'è la fitness? Nozione che può diventare molto complicata, in termini semplici, è il fatto che gli organismi hanno una rappresentazione genetica, diciamo, nelle generazioni future, quindi gli organismi che si riproducono di più o che aiutano individui imparentati a riprodursi di più e riescono per arrivare a riprodursi e sopravvivere, diciamo, avranno statisticamente una maggior rappresentazione genetica nelle popolazioni future, quindi i tratti che portano tenderanno a, come dire, espandersi Diffondersi. e diffondersi nella popolazione. Quella è la fitness ed è di fatto l'unica moneta, no, sonante dell'evoluzione. Quindi l'idea, e questo introduce tutta una serie di considerazioni veramente molto, a volte, piuttosto interessanti. C'è l'idea che noi non siamo, diciamo, disegnati, progettati dall'evoluzione per essere né fondamentalmente in salute, né fondamentalmente felici, ma per massimizzare quella che è la nostra, diciamo, la nostra fitness riproduttiva. Naturalmente non vuol dire, come dire, cosa vuol dire essere felici, cosa vuol dire il benessere, la salute. Qui si apre una cosa interessante di cui poi magari parliamo meglio dopo, però è ovvio che alcuni, come dire, il nostro modo di essere, proprio perché siamo, come dire, progettati per perseguire per certi scopi, no? Il nostro benessere in qualche modo si ancora, non è indipendente, diciamo, da cose che predicono un successo riproduttivo. Per esempio, le persone tipicamente tendono a essere più felici e avere un maggior benessere quando, per esempio, hanno, non so, uno status sociale soddisfacente, relazioni di coppia sessuali soddisfacente, tendono ad avere, non so, figli o diciamo, relazioni familiari che li rendono. E tutto questo sono, diciamo, dei marcatori, se vuoi, che non hanno a che fare, chiaramente. Diciamo, siamo anche progettati per desiderare cose che in qualche modo promuovono la nostra fitness. Quindi non c'è uno scollamento totale tra, diciamo, il benessere, la felicità e quello che è il successo riproduttivo, però non sono neanche la stessa cosa. Non sono neanche la stessa cosa e, per esempio, è molto possibile che alcuni, diciamo, alcuni meccanismi che sistematicamente producono sofferenza, insomma, altre, diciamo, violazioni, se vuoi, del benessere, abbiano in realtà delle funzioni importanti dal punto di vista biologico, cioè non siano delle disfunzioni, ma siano effettivamente dei meccanismi che funzionano così. E qui apre tutto il capitolo delle difese. E quelle che in campo medico possono essere, no, immagino, febbre,
vomito, la diarrea, tutta una serie, no, la tosse, sono tutti, diciamo, sintomi che, a parte casi speciali, non sono, come dire, disfunzioni, cioè non è che sta malfunzionando il mio sistema di regolazione della temperatura e quindi improvvisamente la febbre, è una difesa che io metto in campo che mi aiuta a combattere le infezioni. È una difesa che non è fatta per farmi stare bene, stare molto meglio senza febbre, tosse e quant'altro, ma funziona perché alla lunga aumenta, diciamo, il mio successo, la mia sopravvivenza e quindi poi anche il mio successo riproduttivo. Questo a livello psicologico è, come dire, lo vedi trasposto nella funzione di cose come appunto paura, ansia, vergogna, colpa, tutte emozioni che hanno a che fare, dolore, tutte cose che hanno a che fare con la protezione no, della Certo. persona e che sono alla radice di una grossissima fetta di quella che è, diciamo, la sofferenza quotidiana fino alla psicopatologia, diciamo, più seria e che perlomeno in un certo margine probabilmente non riflettono un malfunzionamento di quei meccanismi, ma semplicemente un funzionamento, come dire, naturale, che però ci fa stare male, tanto quanto avere, diciamo, la febbre e dover stare a letto con l'influenza. Per esempio, Marco, poi Sì, passiamo alla seconda domanda che comunque è certo. collegata a tutto Sì, questo. ci Per colleghiamo esempio, molto. a me ha sempre colpito, dimmi se ho compreso bene, che di base, sia a livello fisiologico che di vissuto in prima persona, psicologico e comportamentale, il nostro sistema motivazionale base, quello proprio tronco encefalico, limbico, non molto di più, no? Cioè quello proprio di noi in quanto mammiferi più che come un. È molto basico ed è molto legato a quello che poi oggi noi potremmo chiamare il sistema delle dipendenze, no? Quindi l'immediata soddisfazione, il fuggire quindi deve subentrare la corteccia prefrontale per creare un attimo, bloccare l'impulso, no? Creare appunto quello come accennavamo prima, uno scenario in cui io posso dire, ok, in questo momento avrei voglia di mangiarmi un dolce e andarmi a divertire con gli amici, no? Però è meglio che finisco di studiare questo esame perché tra 4 anni, quando forse mi laureerò, cioè, questo rispetto al nostro È meglio avere sistema, il obiettivi più a breve termine. nostro sistema motivazionale base è una bella sfida, ho capito male. No, e questo, allora, apriamo, come dire, questa è una cosa che si incastra molto bene, diciamo, come leggiamo quella cosa lì? E qui, cioè, questa prospettiva ti dà, secondo me, un armamentario concettuale un pochino, se vuoi, più sofisticato, nel senso che intanto ti devi chiedere, hai una serie, hai un menu, no, davanti, prima pietanza sul menu è. Va bene, come allora c'è? Sì, c'è un sistema chiaramente di, no, stiamo parlando del reward, sistemi della ricompensa, c'è una tendenza a essere sensibili, no, alle ricompense immediate, a quello che succede nel presente, eccetera. E da alcune prospettive filosofiche questo è un limite, no? Cioè tu puoi pensarlo facilmente come una specie di così peccato originale, se vuoi, come vuoi metterla, ma una specie di debolezza dell'essere umano che, poverino, è esposto, no, a queste. In realtà potrebbe non essere così semplice, no? Potrebbe non essere così semplice e potrebbe essere che in realtà, di nuovo, per il tipo di ambiente in cui ci siamo evoluti e continuiamo a evolverci, avere come dire, un po' un bias, no? Per tornare. Che in qualche modo ci rende più salienti, più emozionanti le ricompense immediate, abbia degli aspetti potenzialmente positivi. Quindi già, quindi andiamo a sfidare un pochino l'idea che sia per forza come dire, un danno, cioè una vulnerabilità e basta. Potrebbe avere degli aspetti positivi che chiaramente in alcuni momenti, no, si manifesta in modo negativo. Può essere, apriamo la finestra del mismatch, potrebbe essere, per esempio, che gli ambienti moderni hanno in qualche modo magari moltiplicato le possibilità di gratificazione istantanea, no? Con quello che vuoi tu, no? Cibi saporiti, zuccherati, no?
Se mi annoio per 2 minuti posso, no, terminarla, no, immediatamente guardandomi qualcosa su internet o guardando un telefilm e così via, no? Si può argomentare che in qualche modo viviamo, ci siamo creati un mondo intorno che sovrastimola questi sistemi e in qualche modo deraglia un pochino la funzionalità. E quella è una cosa da considerare. E è possibile anche che in certi casi ci siano, diciamo, dei veri e propri malfunzionamenti, nel senso che, di nuovo, lì è un discorso molto sfumato, pensare che alcune droghe, per esempio, quello che vanno a fare è disregolare un sistema che prima funzionava, insomma, vagamente bene, e a quel punto il sistema comincia davvero a funzionare in un modo disregolato rispetto a quelli che sarebbero i suoi parametri, e per esempio poi monopolizza, diciamo, tutta la vita della persona e in qualche modo restringe quello che invece sarebbe lo scopo principale, che probabilmente è quello di permettere una, come dire, una danza dinamica tra diversi obiettivi, tra diverse motivazioni, perché non, il problema, diciamo, di un organismo che deve fare tante cose, no? È quello di decidere cosa fare in un determinato Sì. momento, quando smettere, quando fare qualcos'altro, cosa fare quando si presenta un'occasione, no? E così via. Vero è anche che però quanto è evoluta il sistema delle ricompense, quindi se vuoi anche questo bias per le ricompense immediate, così la nostra, diciamo, corteccia prefrontale, gli altri sistemi, diciamo, di modulazione di queste cose, sono lo stesso modo dei frutti dell'evoluzione e Sì, quindi certo. con le loro vulnerabilità. Tu in alcuni disturbi non hai tanto un prevalere della ricompensa immediata, ma hai invece, se vuoi, un ipercontrollo, no? di queste cose. Per cui, per esempio, non so, pensa all'anoressia, per dire, lì il problema è opposto, se vuoi. Abbiamo quindi anche la capacità di controllare il nostro comportamento in modi che ci sembrano eccessivi o autolesionistici o controproducenti. E di nuovo possiamo chiederci cos'è adattivo, cosa era adattivo, cosa magari va a scontrare, a incastrarsi in modo controproducente con qualche aspetto dell'ambiente nuovo, no? L'ultima, giusto per l'ultima, ecco dire, possibilità che si lega un po' a quella cosa delle difese, no? Per esempio, la depressione è un caso interessante perché Randy Ness è un esempio, Jerome Wakefield, un altro teorico evoluzionista molto importante, hanno fatto delle analisi molto utili sulla depressione rispetto, diciamo, alla soglia sfumata, no, difficile, però tra quello che può essere una risposta fondamentalmente normale, quindi il meccanismo della depressione che, per esempio, ci disingaggia da degli obiettivi che volevamo perseguire ma che non siamo in grado di perseguire, che ci permette di, diciamo, togliere energie dalla sfera sociale in un momento in cui le relazioni sociali sono incastrate in un modo che non riusciamo, diciamo, a gestire, risolvere e così via. E il confine tra quello e invece episodi in cui probabilmente quello che succede è che il sistema, diciamo, di regolazione dell'umore effettivamente malfunziona e magari o con cause poco, come dire, valide, no? Si attiva in modo molto intenso, molto, molto, molto persistente, eccetera. E lì si può fare un'analisi, diciamo, che cerca di separare e dare dei parametri su quando possiamo probabilmente pensare che una depressione sì, abbia un aspetto fisiologico, diciamo, e quindi non vada considerata come un disturbo di per sé. E quando invece abbiamo una vera disregolazione che va affrontata probabilmente in modi leggermente diversi. Questo è un esempio sulle difese. L'ultimo scalino è quello di, diciamo, manifestazioni che dal punto di vista, per esempio, sociale, psicologico, del benessere, consideriamo delle patologie perché ci fanno o fanno stare male noi o la gente intorno, no? Penso a cose come molti disturbi di personalità. Scusa quelli, diciamo, non so, pensa alla psicopatia, no? Disturbi antisociali, questo tipo di cose, i disturbi narcisistici, dove c'è, come dire, insomma, un'ipotesi plausibile che questi disturbi in realtà non siano né, diciamo, dei malfunzionamenti, né dei, come dire,
delle cose al limite, no? Per cui il meccanismo funziona bene, ma produce degli outcome, insomma, ma siano effettivamente degli adattamenti, cioè che certe configurazioni di personalità possono essere adattive dal punto di vista biologico, perché, per esempio, in un modo o nell'altro favoriscono, cioè possono favorire una maggiore riproduzione, quindi dal punto di vista biologico sono dei, no? Magari non per tutti, ma in alcuni casi, insomma, c'è tutto un discorso. Ma hanno delle conseguenze tali per cui noi, come dire, socialmente li consideriamo dei disturbi e continuiamo a Verissimo. farlo probabilmente anche. Quindi, diciamo, lì si apre una discussione interessante sulla delimitazione tra cos'è un vero disturbo e cosa no. Ci sono diversi autori evoluzionistici che sono concentrati su come usare questi criteri per delimitare, no? E per esempio nella depressione è cercare di avere dei criteri per dire, ok, questo caso probabilmente è un vero disturbo nel senso che qualcosa sta mal funzionando, per distinguerlo da casi in cui sì, stai male e possiamo fare delle cose per cercare di farti star meglio, ma non c'è niente che non sta funzionando in te. In qualche modo stai subendo, come dire, quello che può essere l'equivalente di un brutto episodio di febbre, no, alta e tosse, eccetera. D'altro canto, è vero che ci sono delle condizioni che, anche se fosse dimostrata, prendi la psicopatia, no? I disturbi antisociali, anche se domani venisse fuori lo studio perfetto che ci dimostra senza ombra di dubbio che si tratta di un adattamento, dal punto di vista biologico è una configurazione adattiva, non penso che l'APA si riunirebbe e direbbe va bene, lo togliamo dai manuali perché se è adattivo tutto bene. Ci sono delle cose, diciamo, che anche se sono o nella zona grigia, no? Oppure francamente adattive dal punto di vista biologico, decidiamo di occuparcene dal punto di vista psicologico La come fitness se... biologica non è l'unico criterio, assolutamente. È il criterio dell'evoluzione, diciamo, non è Esatto. l'unico criterio che dobbiamo seguire noi. Sono buone ragioni Vero. delle volte per andare a, come dire, mettere mano e interferire con cosa fa l'evoluzione. Certo, come dire, probabilmente si fanno meno errori se sappiamo su cosa stiamo andando a mettere la mano, perché mettere Assolutamente. la mano su una disfunzione è diverso da mettere mano su una cosa che, come dire, ha una sua logica adattiva e vogliamo cambiare per altri motivi. Insomma, Schopenhauer non aveva tutti i torti rispetto al discorso della fitness biologica. Passiamo. Era un evoluzionista. Schopenhauer era un evoluzionista Il problema di Schopenhauer è che non aveva determinato. lavorato sul rapporto con la madre, ma E comunque ha delle intuizioni, sono quello molto su un altro, interessanti. forse anche Darwin, però ci sono delle assonanze. Forse abbiamo già in parte risposto alla seconda domanda, che è come la psicologia evoluzionistica Sì. amplia ed approfondisce con le sue prospettive i modelli eziopatogenetici delle psicopatologie. Va bene, sì, abbiamo già cominciato. In realtà è la prima. Mi sentirei dire un po' di cose. Qui, secondo me, questo è il punto su cui questo approccio veramente apre e dà i contributi più interessanti. Il primo è quello probabilmente a livello così anche clinico, diciamo, la prima cosa, visti la frequenza dei sintomi, disturbi correlati, è la compressione delle difese. Di nuovo, non in senso psicanalitico, ma in senso proprio un po' più letterale, diciamo, cose, emozioni, meccanismi, eccetera, che ci proteggono e quindi immediatamente suscitano quei compromessi, quei trade-off tra essere sensibili, ma troppo sensibili, o essere, no, insensibili. Quindi, ansia, depressione, paura, panico, vergogna, eccetera, tutte queste emozioni qui. Un'analisi delle difese che secondo me rispetto ad altri approcci più diciamo ingenui non le patologizza automaticamente, cioè non, no? La tentazione diciamo clinica è, visto che il clinico si vede anche di quindi inevitabilmente esposto ai casi peggiori di funzionamento delle difese perché altrimenti non si va, quindi come dire, c'è un bias del clinico che vede in qualche modo sempre le manifestazioni peggiori di tutto. La tendenza a dire, etichettare difese come sintomi. E per esempio, non so, questo è stato anche il caso della febbre per molto tempo. Prima che si capisse bene
no, o della tosse o di cose del genere, prima che si capisse bene a cosa servivano a livello immunitario, venivano considerati delle disfunzioni, tipo la tosse, vuol dire disturbi. che c'è qualcosa che non va, la devo togliere, devo sopprimere la tosse. E questa prospettiva dice attenzione, perché questi meccanismi hanno una loro funzione che E potrebbe questo è anche frequentissimo, questo essere positiva. errore in ambito psicoterapeutico e psichiatrico. Certo. Piccola Dire, parentesi. con compassione per i clinici, nel senso che di nuovo l'esperienza del clinico è quella di essere esposto, no, ai casi in cui la cosa funziona abbastanza male che la persona poi va in terapia. Quindi, Però ci sono sì. delle, pur non essendo informati dal punto di vista delle scienze evoluzionistiche come oggi, ci sono stati comunque degli approcci degli autori in ambito psicoterapeutico che ebbero la buona intuizione da clinici, che il sintomo spesso, cioè non è semplicemente da risolvere come un problema, ma anzi è un tentativo di soluzione che in quel momento, rispetto a tutto il contesto, ha un qualcosa di disfunzionale oggettivamente, ma che di per sé non è sbagliato, anzi, magari una parte di quel sintomo bisogna svilupparla ulteriormente, no? Certo, assolutamente, assolutamente vero. Diciamo, questa prospettiva qui, da un lato, non ti patologizza, forse è una, mettiamola così, forse è più una deformazione della psichiatria che della psicologia clinica, questa di, diciamo, di patologizzare il sintomo. E chiaramente diciamo, un punto di vista medico ti rende un pochino, diciamo, facile a patologizzare un po' quello che si fa. A patologizzare quello che sembra superficialmente da una disfunzione, a meno che tu non abbia degli strumenti per. In campo medico si fa anche fatica spesso a non patologizzare la variabilità naturale, per dirne uno. No? Questo, per esempio, non so, è una cosa mi è rimasto in mente perché, insomma, cavolo, ero in un convegno di medicina evoluzionistica e si parlava di alcune cose che avevano a che fare con la regolazione del ciclo mestruale, no? Che è molto importante, non c'entra niente oggi praticamente, ma ha a che fare con la regolazione della fertilità, dell'energia corporea, ha tutta una serie di implicazioni interesse con lo stress, la regolazione dello stress, quindi è un punto interessante. E si parlava di come in campo medico spesso è quello che viene fatto semplicemente ci sono dei parametri tipo il ciclo normale è tra, fai conto se non mi ricordo, ma tipo tra i 20 e i 35 giorni, se dura di più o dura di meno c'è un disturbo del ciclo, quindi dobbiamo dare dei farmaci per normalizzare, non regolarizzare, eccetera. E questo modo, no, di ragionare molto automatico. E in quel caso lì è abbastanza curioso perché la variabilità naturale, diciamo, su queste cose, che è anche correlata agli altri aspetti di funzionamento fisiologico, eccetera, è enorme. Cioè è una di quelle cose che ha della grandissima variabilità e nessuna indicazione che la variabilità sia patologica. Come dire, viene resa patologica in automatico nel momento in cui prendo, non so, una deviazione standard e tutto quello che esce automaticamente ma nel campo dello stress, no? Questo si avvicina un po' di più. Anche lì, se tu vai a vedere i modelli, diciamo così, classici dello stress, ma che sono quelli che si usano anche adesso, quello che si vede è che le persone mediamente hanno un certo livello di reattività allo stress. E nella letteratura, molto spesso, quello che si fa è dire che c'è un range. Che alcune persone mostrano invece una iperreattività allo stress, quindi davanti alla stessa situazione, diciamo, hanno, che ne so, una produzione di cortisolo più alta, hanno un picco di attivazione fisiologica. Certe persone hanno un'ipoattivazione, invece non mostrano una risposta. Bene, questo in questa letteratura viene in qualche modo automaticamente interpretato come disregolazione. Cioè Chiaro. la risposta, diciamo, media è quella giusta, Sì. e dalle altre parti hai dei disturbini o qualcosa di già. Quasi per Sì, la definizione riduzione alla patologico. media. Esattamente. Questa cosa, per esempio, in medicina è abbastanza frequente, per esempio, pressione sanguigna, cioè, ed è una, come dire, una cosa che si applica molto facilmente anche ad aspetti psicologici, emozionali, eccetera. Quindi non vogliamo patologizzare le difese, ma neanche santificarle, nel senso che un'analisi evoluzionistica precisa di questi, no, sistemi di protezione e di difesa
ti dice anche che un sistema di difesa regolato, come dire, in modo ottimale, avrà un certo margine di errore anche nell'altro senso, per cui tenderà spesso ad attivarsi senza una vera necessità. E quindi questo, per esempio, ti porta a dire che puoi probabilmente molto spesso fare cose che sopprimono questi sistemi senza averne un gran danno. Cioè, è vero che servono, ma non è detto che sopprimerli sia sempre un grosso errore. Per cui il fatto che quando c'è la febbre ti prendi la tachipirina, no? Hai sia dei motivi per pensare che la febbre non è lì perché è un disturbo, ma è lì per una buona funzione, ma hai anche dei motivi per pensare che molto spesso tu puoi probabilmente interferire un po' con questi meccanismi senza averne un gran danno, cioè non è che muori se prendi la tachipirina quando hai l'influenza, perché comunque le difese sono regolate per essere tipicamente un po', diciamo, ipersensibili, un pochino. Quindi insomma, chiudiamo questa Chiaro. parentesi. Diciamo, ti dà un approccio, secondo me, un po' sofisticato per pensare a queste cose. C'è la comprensione, diciamo, dei compromessi, dei conflitti, che anche quella stenta, soprattutto in ambito medico, no? L'idea che non puoi avere la salute perfetta, il funzionamento ottimale di tutte le aree, ma in qualche modo ci sono compromessi e vulnerabilità che vengono fuori. Non perché appunto cattiva volontà, tra virgolette, ma perché semplicemente sono le conseguenze di altre cose. E per cui, per esempio, essere predisposto a certi disturbi potrebbe essere protettivo rispetto ad altri. Chiarissimo. Ad esempio, ci sono certi, adesso dalla ricerca genetica viene fuori che ci sono alcuni, diciamo, varianti genetiche delle mutazioni protettive, per esempio, per la schizofrenia, che però predispongono all'autismo. No? E quindi, no, non è solo una questione di un default perfetto in cui può essere protetto da tutto. Probabilmente è possibile che in quel caso lì, come dire, questo va a così, sposarsi con dei modelli secondo cui autismo e psicosi siano in qualche modo due punti estremi di un continuum, no? Di variabilità, in cui se tiri da una parte, o da una parte o dall'altra, diciamo, si tende ad andare rispetto, non so, alla teoria della mente, il ragionamento sulle persone, sulle cose. Ci sono, insomma, delle ipotesi interessanti, ma l'idea che i fattori a volte protettivi per qualcosa aumentino in realtà la vulnerabilità per qualcos'altro è anche una cosa controintuitiva spesso nel ragionamento così clinico e medico, e invece questa prospettiva li tira fuori. C'è, dicevamo, in alcuni casi può essere utile per ridisegnare o definire meglio i confini tra quello che può essere più strettamente patologico nel senso di una disfunzione e quello che invece può essere una gamma di funzionamento che magari ci fa soffrire, magari possiamo, no, andare a lavorarci, ma non è per forza disfunzionale. Ci fa, secondo me, ci dà degli strumenti per capire meglio il ruolo dell'ambiente. Anche qui, no, tu hai diciamo, l'approccio ufficiale, tra virgolette, soprattutto in campo di nuovo psichiatrico, hai un approccio teoricamente biopsicosociali in cui i fattori sociali e ambientali sono importanti. Ma la domanda è quali fattori ambientali sono importanti? Perché altrimenti la cosa si riduce un po' banalmente al fatto che è meglio essere ricchi, stare bene, non avere nessuna sfortuna, e più ci succedono cose brutte, più stiamo male, che non è proprio esattamente, diciamo, può avere il suo senso, ma non è molto illuminante. Una prospettiva, per esempio, sintonizzata sulla possibilità di certi mismatch specifici, no? Quindi come certi meccanismi mentali specifici possono, no, soffrire di certi messaggi o caratteristiche specifiche dell'ambiente, ci fa andare un po' al di là di questo approccio molto generico e individuare magari fattori ambientali, per esempio il confronto sociale, no? Che possono invece aiutarci a capire sia meglio dove si localizzano le vulnerabilità e anche dove possiamo magari intervenire. Quindi l'ambiente, diciamo, diventa un po' meno amorfo e abbiamo degli strumenti per cercare di capire meglio quali aspetti dell'ambiente possono andare a interferire con cosa. Mi ero appuntato, direi l'ultima cosa, è un approccio che ci, come dire, dice molto di utile sulle differenze di genere, quindi come mai. No?
Beh, sulle differenze psicologiche, diciamo, tra maschi e femmine, uomini e donne, c'è una grandissima letteratura evoluzionistica e parte Ah, dalla ok. Sì. regolazione delle difese alla sensibilità, per esempio, a certi fattori sociali piuttosto che ad altri, per esempio, non so, con buoni motivi, diciamo, radicati nella nostra storia evoluzionistica, le donne tendono ad essere più sensibili, le ragazze, le donne più sensibili socialmente a dei segnali di rifiuto sociale, di esclusione, no? Perché quello è il modo in cui la competizione femminile si svolge più spesso, e gli uomini sono molto più sensibili a segnali, diciamo, di perdita di status, no? Sono due di, come dire, perdita di competenze, eccetera. Per esempio, anche a livello di depressione, no, origine della depressione, sono due mondi in qualche modo che hanno effetti mediamente abbastanza diversi. Quindi non hai solo prevalenza di disturbi che può essere molto diversa nei maschi e nelle femmine, ma anche dei fattori di rischio, per esempio, che possono essere abbastanza differenziati. Da un punto di vista clinico, diciamo, ingenuo, si tende a pensare che la colpa sia degli stereotipi piuttosto che dei sistemi diagnostici che sono distorti, che hanno dei bias, delle condizioni sociali, no? E diciamo, molto spesso queste spiegazioni, a parte hanno delle debolezze, insomma, importanti, però se diciamo, si tende a come dire, explain away, mi viene in inglese, no? Cioè tu hai davanti queste differenze e tendi a trovare ragioni per cui in qualche modo non sono reali, no? Sono indotte magari dall'ambiente, dallo stereotipo della società. Una prospettiva evoluzionistica ti suggerisce che alcune di queste differenze perlomeno hanno delle radici invece un po' più profonde, un po' più stabili, e capirle ti aiuta magari anche a avere a che fare in modo più realistico con gli uomini e le donne che poi vedi in terapia. Secondo me uno dei grandi contributi, anche al di là di tutto il resto, come dire, in questo momento storico soprattutto, una comprensione un pochino più radicata, un pochino più realistica e un po' meno così culturalista delle differenze di genere può aiutare tantissimo in tutta una serie di cose, dalle relazioni di coppia a tutte le tematiche che hanno a che fare con la Se mai sessualità. avrai voglia, e soprattutto visto i tempi, Ahimè, il coraggio, mi hai faremo un pinzato. video sul tema Sì, delle differenze di genere con tutti i quando vuoi. rischi. Ormai sono già bruciato, quindi no, con piacere, perché quello davvero è un'area su cui la versione ufficiale, no, diciamo, la versione ufficiale, tra virgolette, è un po' deficitaria. Si tende un po' a evitare la questione, non so, per esempio, io insegno in dei corsi di psicologia e viene fuori che i miei studenti possono tranquillamente laurearsi 5 anni di psicologia senza aver mai studiato le differenze di genere in nessuno dei corsi, se non magari sotto il tema degli stereotipi della violenza di genere, eccetera. Quindi, come dire. Bene, così, meglio che niente, ma un filino, no? Un filino parziale. E quindi è un buco di formazione dove si innestano poi qualsiasi cosa più o meno fantasiosa. Comunque, ne parliamo volentieri, quello è un altro contributo. Secondo me queste cose qui insieme sono generali, dopodiché si può, come dire, e non abbiamo ancora parlato, ma penso che non andremo così nel dettaglio oggi, puoi partire da questi concetti generali e provare a formulare delle ipotesi specifiche. C'è tutto, come dire, il contributo non si esaurisce, diciamo, della psicopatologia evoluzionistica a dare così dei principi, delle idee. Poi ci sono ipotesi, anche spesso ipotesi alternative su, non so, la schizofrenia piuttosto che, no, il disturbo bipolare, piuttosto che i disturbi d'ansia. Ci sono ipotesi specifiche che vanno a dire, ok, questa potrebbe essere l'origine, questa potrebbe essere la logica del disturbo e così via. Quindi c'è sia l'aspetto generale che l'aspetto poi specifico. Però. Allora, è chiaro, chiaro. Non riusciamo purtroppo a. Anche perché Guarda. siamo alla seconda domanda, non passare alla terza. Beh, ma la terza, se è quella che volevi farmi, è velocissima. È velocissima, cioè come la psicologia Sì. evoluzionistica sta modificando le categorie diagnostiche Ah, psicopatologiche. pochissimo, quindi ce la caviamo in 1 minuto e Ok. andiamo avanti. Allora, ti dico, allora, faccio un brevissimo proprio. Allora, a livello di categorie diagnostiche,
Allora, i sistemi, diciamo, diagnostici ufficiali sono molto, come dire, lenti a cambiare, hanno tutte le loro logiche interne, quindi anche un bene per certi versi, e quindi in questo momento, diciamo, il contributo è minimo. È vero anche che se tu vai a vedere, c'era Randy Nessy in un suo libro che ho messo in bibliografia, Che buone ragioni per stare male, Bello. episodio che anni fa, quando aveva cominciato, no, a approcciarsi alla cosa, si era messo con dei suoi collaboratori e adesso no, rifacciamo tutto, a esaminare tutte le categorie del DSM, eccetera. Diciamo, adesso facciamo piazza pulita e creiamo le nostre categorie nuove evoluzionistiche. Per poi arrivare alla fine di questo dicendo: ma alla fine queste categorie più o meno vanno abbastanza bene così. Ed è vero che a livello, diciamo, descrittivo, no? Di descrivere cosa ti capita, cosa succede alle persone, come si presenta, questi, diciamo, 200 anni, 150 anni di psicopatologia che un po' è distillata nei sistemi diagnostici, non va così male. Non va così male. E ci sono diversi esempi di tentativi di riformulare il DSM che poi alla fine girano, girano intorno e alla fine beh, finiscono, non dico proprio esattamente dove erano cominciate, ma in qualcosa che è abbastanza simile, no? Quindi quello, io tra l'altro parlo per aver scritto un libro in cui tento direttamente di, diciamo, proporre una tassonomia, quindi un sistema di classificazione alternativo a quello, per esempio, del DSM. E quindi non è che penso sia un'impresa inutile, però secondo me, quello che ho cercato di fare io non è stato tanto quello di dare nuovi, no, nuove etichette, definire nuovi disturbi, fare tanti, no, e cercare di modificare il sistema così in profondità, anche perché al momento, secondo me, non abbiamo le conoscenze per farlo adeguatamente. Ma quello che si può fare per quello che ho cercato di fare, è descrivere dei, diciamo, spettri di variazione sovraordinati. Quindi delle nuvole, se vuoi, no? Diciamo di sintomi, disturbi correlati tra loro, che in qualche modo tagliano, cioè lasciano stare le categorie diagnostiche specifiche e vanno a darti quello che è il senso della comorbidità, cioè il fatto che le persone tipicamente non hanno una cosa, ma se vuoi, spesso ce ne hanno due, tre. Cioè, se vuoi fare le diagnosi da checklist, c'è il paziente depresso che però ha anche un po' di disturbo borderline, magari anche un po' di ansia, no, di ansia sociale, e quindi cosa ha tre diagnosi o ha qualcosa di unitario che cade, diciamo, in una categoria un po' più ampia. Quindi fare quello. E altra cosa importantissima, andare dentro le categorie diagnostiche e cercare di far luce su quelli che possono essere sottotipi, diciamo, con dei background funzionali diversi tra loro e delle spiegazioni, diciamo, diverse tra loro. Questo secondo me si può fare, si riesce a fare senza scardinare, diciamo, subito la classificazione standard. Cioè puoi tenerla abbastanza in vigore e poi, come dire, lavorarla sia da sopra che da sotto. Però diciamo, non, come dire, è possibile che fra 100 anni la cosa sarà cambiata, ma anche personalmente, diciamo, l'urgenza di riformare, rivoluzionare le categorie diagnostiche, secondo me, è un po' secondaria rispetto al fatto di cominciare a fare questi passaggi di comprensione rispetto a cosa tiene insieme diversi disturbi e soprattutto dove passano le linee di confine all'interno dello stesso disturbo, per esempio nei disturbi alimentari, per dire, no? Dove passano le linee di confine più utili a capire cosa va da una parte e cosa va dall'altra, e lì questi approcci possono darti degli strumenti. Però ti puoi anche tenere l'etichetta di disturbi alimentari, di anoressia per il momento, diciamo, non, Chiaro. questa è un po' la mia posizione, poi altri la pensano diversamente. Ok, questo è un punto che mi interessa molto, non che quelli prima non mi interessassero. Che modello di salute somatica, psichica e relazionale emerge dal punto di vista transdisciplinare guidato dalle psicologie evoluzioni, dalle scienze evoluzionistiche? Sì, allora, qui diciamo, vediamo un po' cosa ne pensi anche tu. Ci sono tante, allora, secondo me la cosa principale è di nuovo permettere un'esplorazione con degli occhiali un po' diversi, no? Di questa tematica. E la prima cosa di cui rendersi conto è che la salute non è proprio un concetto naturale dal punto di vista biologico, no? È un concetto che ci facciamo, quindi, che giustamente ci facciamo noi, no? Sul nostro funzionamento, ma salute e malattia non sono dei concetti
del tutto, no? Oggettivi, naturali, diciamo, lì fuori nel mondo. Mentre per dire, dal livello biologico, non so, la fitness, l'adattamento, sono cose, reali che si possono definire, misurare, eccetera. Quello che noi pensiamo sia la salute, la malattia, è per certi versi un po' ineliminabile, che ha degli aspetti, diciamo, arbitrari, soggettivi, dipende da come noi vogliamo ampliare il campo. Culturali. Prendi... Sì, certo. Prendi la definizione dell'OMS, no? Che la salute è il completo benessere, come era fisico, sociale, cioè una, non so se è presente, c'è cioè la definizione, Sì. diciamo, ufficiale, tra virgolette, no? Che è bizzarra da un punto di vista, perché sembra come il completo benessere. È molto, è una definizione molto, molto utopica di cosa dovremmo intendere per salute, che da un lato si capisce perché ci mette l'aspetto sociale, l'aspetto psicologico, che è effettivamente importante, ma dall'altro, come dire, tende a quest'altra deformazione, no, moderna, che è quello di pensare che lo stato naturale dell'uomo sia di perfetta, con questa specie di felicità e benessere senza incrinature, e che noi dobbiamo sforzarci di raggiungerlo attraverso mezzi anche, non so, medici di salute pubblica, eccetera. Quindi lì si potrebbe aprire un discorso che magari non apriamo, però va bene da contraltare, perché mentre, diciamo, non l'OMS ti propone questa definizione totalizzante, magari anche un po' totalitaria di salute, no? L'approccio evoluzionistico ti dice, appunto, primo, salute e malattia non possiamo neanche bene definirle dal punto di vista biologico, sono delle categorie un po' sfuggenti, un po' in parte arbitrarie, e dall'altro, qualsiasi cosa siano, noi non siamo fatti per quella cosa lì. Cioè, quello che tu hai, un organismo che hai è che si evolve per, no? Appunto, sopravvivere, riprodursi, fare quello che deve fare, no? Le sue mille occupazioni, tra cui cioè trovare cibo, difendersi, cercare un compagno, tutte queste cose qui. E nel farlo cerca di evitare tutta una serie di danni, no? Per cui appunto di prendersi delle infezioni, magari invece se le prende, poi le combatte, accetta di avere certi parassiti piuttosto, no? Piuttosto che altri, e cerca di, non so, non farsi male, ma a volte sì, invece. Perché gli animali in alcune situazioni si mettono in situazioni che li espongono, per esempio, a farsi male, a ferirsi, no? A essere colpiti, eccetera. Quindi quello che vedi più che altro è una specie di, come dire, di lotta continua contro le forze ostili, diciamo, che vengono dall'interno e dall'esterno, ti porti dietro le tue mutazioni, la tua genetica, diciamo, imperfetta, eccetera, che in qualche modo è. In un modo che, se la cosa va bene, arriva la propagazione, se vuoi, genetica, e questa specie di traguardo evoluzionistico di riuscire a non finire, no? Ma di in qualche modo comprare un altro biglietto della giostra, della lotteria per la generazione successiva, eccetera. In tutto questo, quindi, secondo me, la prospettiva è interessante mettere a confronto con quella, diciamo, della salute come dato naturale e quasi diritto naturale, no? Della persona, contro quella della salute come stato, diciamo, di equilibrio precario tra mille, come Sì. dire, sfide, con esito nefasto, che alla fine, Sì, finale, sarà comunque è la molto morte. interessante Sono questa cosa che dici tu che stato l'OMS. un po' troppo cinico su questa cosa, però in realtà, No, diciamo, noi... no, Lo spazio in mezzo è quello che ci interessa. Lo spazio in mezzo è quello dove dobbiamo avere una visione realistica delle cose, è no? super interessante che tu fai notare come nella costruzione e nella definizione di salute dell'OMS c'è quasi come una sovrapposizione nello scrivere la Carta dei diritti dell'umanità, no? E non di parte, come se partissero dall'ideale per poi analizzare il reale, no? Che generalmente è una strategia bella, ma per niente pragmatica, mentre non è che bisogna rinunciare all'ideale, ma è meglio partire dal reale per tendere all'ideale. Quindi non è che butti via l'ideale, e mi ha fatto venire in mente questo, ma il punto è, niente di nuovo, i filosofi ne hanno ragionato molto più di scienziati, psicologi, dei clinici e quant'altro, il rapporto tra specie e individuo, no? Per esempio, uno dei fattori che entra in gioco, no? Se tu lo guardi dal punto di vista unicamente della specie, ci sono quei fattori biologici, sopravvivere, riprodursi,
punto di vista dell'individuo, sì, beh, certo che se non sei vivo, tolto che poi in certi contesti si può tranquillamente dare un senso alla rinuncia della propria vita per Certo. altri obiettivi o comunque a un uso del proprio capacità e tempo di vita in modo non ovvio. Quindi ha senso che all'interno del concetto di forse il contenitore salute, bisogna stare attenti a non dilatarlo troppo e scegliere magari concetti diversi da far dialogare tra di loro. Questa è magari anche un'altra modalità. Cosa ne pensi? Possiamo vedere che il concetto di salute non è calato dall'esterno come un dato naturale, ma è una costruzione del nostro modo di essere. Cioè, Sì. noi siamo, no, dotati di certi sistemi che ci fanno, no, tendere a certi obiettivi, che ci fanno stare bene, provare delle emozioni positive in certe situazioni. Questo nostro modo di esperire il mondo ci fa pensare, no? Giustamente, cioè, che bello è quando stiamo bene e quando ci sentiamo, no, fisicamente bene, in pace con gli altri, perché, ed è vero, no? Ma la tendenza è quella di naturalizzare questa cosa e dire, no, questo è il nostro stato, naturale, tra virgolette. E, come dire, ci sono delle riflessioni, secondo me, abbastanza interessanti. Diciamo, dal punto di vista più calato nella realtà, diciamo, questa prospettiva, anche lì, anche nel considerare delle questioni di salute, ti mette di nuovo, come dire, degli occhiali per vedere meglio, per esempio, quelli che sono, non so, conflitti ineliminabili, per esempio, no? Faccio una parentesi brevissima. Nella gravidanza, ci sono tutte delle regolazioni reciproche tra la madre e il feto che cresce a livello appunto energetico, della circolazione sanguigna, la pressione sanguigna, cioè molto complessa, una danza molto complessa, no? E quello che la biologia evoluzionistica ha rivelato in modo molto preciso è che questi scambi sono molto cooperativi, ovviamente, perché chiaramente c'è un obiettivo comune della madre e del feto che è far nascere il bambino, ma non del tutto, nel senso che c'è un margine di conflitto. Per cui, per esempio, il feto potrebbe beneficiare di più dal, per esempio, prendere più risorse nutrizionali dalla madre di quante la madre invece beneficia al massimo c'è un margine, no, di contrattazione. In quel margine, dove c'è un conflitto genetico tra la madre e il feto, non stiamo a spiegare come mai, ma è fascinosissimo, si innesta un sistema che non è del tutto cooperativo. Ci segnali della madre e del feto non sono del tipo: dammi questo, va bene, prendi questo. Ma c'è un tiro alla fune. Il feto chiede con i suoi ormoni di più e la madre tende a stringere un pochino, no? Wow. C'è una regolazione di questo tipo che apre la strada, per esempio, a quella che è poi dei disturbi, quindi spesso molto lievi, ma che possono diventare gravi, come l'ipertensione in gravidanza e questo tipo di fenomeni qua. Perché c'è il rischio di ipertensione in gravidanza che può diventare anche, diciamo, andare fuori controllo e diventare molto pericoloso. Il terreno di coltura di questi rischi per la salute è il fatto che tra madre e feto c'è una grossa fetta di cooperazione, ma anche un conflitto biologico che poi si manifesta a livello fisiologico. Eccetera. E quindi così, qual è lo stato ottimale? Però questo è interessante. Qual è la salute ottimale? Tu sei in un vicolo un po' cieco, perché se davvero c'è un conflitto, no, inerente tra la madre e il feto rispetto a quale sarebbe il modo ottimale di regolare questa situazione della gravidanza, non puoi avere una situazione che soddisfa pienamente tutte e due le parti. Cioè, la salute della madre e quella del feto in qualche modo sono in tensione. E quindi, che fai? Cioè, no, anche ha tutta una serie di ramificazioni. Però anche a Wow. livello trasporti, a livello sociale, no? Per esempio, quelli che sono conflitti, poi, non so, a livello sociale, familiare, eccetera, il fatto di prendere il conflitto come un dato di partenza e non come una patologia, Bellissimo. di nuovo ti fa riflettere, perché diciamo, qual è la salute di chi? Cioè, è possibile davvero avere un mondo in cui, per esempio, no, questo è, finiamo, perché a me stesso va sul concetto di One Health, che è ancora più totalizzante di prima, in cui dobbiamo garantire in qualche modo tutto il benessere, non solo di tutti, ma anche di tutte le specie, no? E lì, come dire, potrebbe non essere così facile nel momento in cui gli interessi dei vari attori e anche delle fazioni interne, nel senso, diversi pezzi del mio genoma potrebbero avere interessi un po' diversi rispetto a cosa è meglio che io faccia, e
E quei conflitti lì, come dire, se sono reali, come la biologia, diciamo, ci insegna, quello che possiamo fare è un compromesso. Non c'è la Bellissimo situazione spunto. ideale in cui possiamo, come dire, soddisfare tutti. Lo potremmo fare se pensiamo che i conflitti sono, no, fasulli in qualche modo, no? Cioè, il conflitto è superficiale, nel momento in cui lo andiamo a ricoprire, lo possiamo risolvere tutti contenti. In alcune situazioni è così, ma se in altre situazioni non è così, è, come dire, e quello che il meglio che possiamo fare è cercare di gestire i compromessi. E Sì, è questo, secondo me, è una grande una lezione. lezione stupenda. Guarda, ti ringrazio perché non avevo mai approfondito questo, avevo sentito qualche cosa, ho letto qualche cosa, ma il prendere atto empiricamente che addirittura già tra feto e mamma, che uno se lo immagina un po' questa visione un po' idilliaca, no? Dove inevitabilmente c'è già a certi livelli un conflitto barra competizione delle risorse. In un universo entropico, no? In cui le risorse non sono infinite, l'età dell'oro, tutti i miti delle origini, tante tradizioni, no? E far la pace con questo, e sapere che il conflitto di per sé non è il male assoluto, no? Non è questo il video per poter amplificare queste analogie, È il però. tessuto della vita. Eh sì, c'è un po' molto quasi taoista, no? Yin e Yang, cioè se vai in un estremo, inevitabilmente poi tiri l'altro, anche tutto il discorso. Mi fermo qua perché sennò. Bellissimo, bellissima questa cosa. Quindi, insomma, non è semplicemente facile ridurre il modello di salute a un equilibrio tra iper e ipo e un senso tra la Una preferenza per la contestualizzazione media. Poi, esogena per carità. mentale, endogena psicofisica. Certo, non voglio neanche abbandonare l'idea di star bene, cioè no, non è questo, però diciamo aiuta a problematizzare certi modelli, per esempio della salute, e a tirare fuori appunto le cose che da un punto di vista sono dei fastidi, no? Tipo, ma secondo me digeriti bene invece possono diventare anche degli spunti molto, come dire, molto positivi, nel senso che, come dire, almeno non so, dal mio punto di vista, diciamo, accettare il conflitto, il fatto che la vita è in qualche modo una gestione di conflitti e compromessi su cui poi cerchiamo di farne il meglio possibile, è più a volte più così. Penso possa portare a un benessere più profondo di una tensione continua, invece a una perfezione inesistente, no? È più Questo anche a livello saggio, sociale, è più saggio. lo può Sì, trasporre. sì, sì. Comunque. Quinta domanda. Come delineare in modo sintetico lo stato dell'arte dell'integrazione di genetica ed epigenetica in ambito psicopatologico? Proprio un temino piccolo. Ma ce la caviamo in 2 minuti. Allora, guarda, ma più che allora, lo stato dell'arte lo lasciamo un po' forse. Però ti posso dire, allora, sull'epigenetica, ce la caviamo prima sull'epigenetica, che ha a che fare con quelle che sono le modificazioni, no? Di espressione del DNA, e quindi la possibilità, diciamo, di regolare l'espressione di certi geni, accendere o spegnere, diciamo, certi geni e così via. Quello è un campo che è evidentemente molto importante, che quasi, cioè, per forza di cose è coinvolto in tutta una serie di aspetti, diciamo, di sviluppo, di, no, formazione della persona, eccetera. È anche un campo su cui c'è pochi risultati concreti, cioè c'è molta ricerca, è giusto che ci sia, e molti risultati, diciamo, suggestivi, no? Interessanti, fascinosi, però a livello poi di risultati solidi, concreti, eccetera, c'è ab abbastanza poco, abbastanza poco. E c'è stato, come dire, un momento, diciamo, di una quindicina d'anni, diciamo, intorno a 2005-2015, una cosa così, in cui c'è stato un po' così, un entusiasmo per l'epigenetica un po' probabilmente eccessivo, un po' mal guidato, nel senso che sto un po' questa visione per cui l'epigenetica ci poteva far dimenticare la genetica, no? Tutto in realtà è flessibile, non c'è Superumani. differenza nel DNA, è tutto, e quell'idea un po' lì. E
Tanti studi dei iniziali non sono molto replicabili, insomma, tutta una serie di problemi, di difficoltà metodologiche anche molto grosse e alcune cose che sono rivelate, diciamo, nel tempo, cioè che l'epigenetica, diciamo, quello che è la scrittura epigenetica, no? Sul nostro genoma, in gran parte non è indipendente dalla sequenza genetica, ma è determinato dalla sequenza genetica. Quindi diciamo, i margini di flessibilità ci sono sicuramente, ma sono probabilmente limitati a dei casi abbastanza specifici. Insomma, secondo me, allora, per quel che ne so, l'ultima volta che ho guardato la letteratura è stato un paio d'anni fa e mi ricordo che appunto rimane affascinante, interessantissima, per diciamo dei risultati che si possono mettere sul tavolo, dire c'è questa cosa solidissima, soprattutto in campo psichiatrico, è abbastanza poco. La genetica che è più facile perché è stabile, no? Nel senso c'è il DNA che è scritto lì, si può sequenziare, si trasmette, eccetera. Invece siamo in un momento di enorme, enorme progresso, enorme espansione sulla genetica dei disturbi mentali. Un'area che a me interessa tantissimo, cioè davvero sono mo molto, molto Di coinvolto, cui c'è una diciamo. necessità di chiarezza enorme anche da clinico, te lo dico, perché a livello anche proprio empirico sul campo, ogni tanto si ha la sensazione di una dimensione, quella che si diceva costituzionale, no? Della costituzione dell'individuo e quindi anche di certe basi genetiche alla base di certe predisposizioni, no? Certo. Allora, guarda, sono un po' l'imbarazzo, un po' cercare di fare dei punti che si possono sintetizzare velocemente. Io direi, mettiamo quali sono i contributi, secondo me, più importanti in questo. Noi Vai. stiamo a vedere su disturbi specifici, eccetera. Ti dico in generale quali sono, secondo me, i Vai. contributi più utili e importanti per la psicopatologia che stanno venendo dalla genetica, dalla genomica. La prima sono le correlazioni genetiche, cioè prendere, diciamo, e tirare fuori la base genetica poligenica, perché non stiamo più parlando, a parte casi rarissimi, di geni singoli, ma diciamo di collezioni di geni, anche centinaia se non migliaia, no? Che stanno sotto a rischio per un certo disturbo. È difficile identificare i geni specifici, ma è più facile identificare, diciamo, no, degli insiemi di geni e di varianti che vanno a contribuire. Puoi correlarli con quelli di altri disturbi, per esempio, e andare a studiare, come dire, a livello questa volta genetico e non solo di espressione, no, fenotipica, di espressione del comportamento, quali sono le correlazioni o mancanze di correlazioni tra disturbi diversi e quindi identificare fattori di rischio genetici condivisi. Per esempio, a livello genetico, tu c'è cioè una non è tutto, ma c'è una grossa area, diciamo, di fattori di rischio genetici che sono in condivisione tra, per esempio, la schizofrenia e i disturbi bipolari. Cosa non del tutto nuova, nel senso che la familiarità, per esempio, c'è per questi disturbi, quindi l'epidemiologia in qualche modo ti punta in quella direzione, ma è diventato molto forte dal punto di vista genetico che c'è una grossa overlap e una parte di predisposizione genetica che è comune, è condivisa tra questi due disturbi, e quindi devi capirli, no, insieme. Puoi correlare anche i disturbi, o tra depressione e ansia, no? Disturbi d'ansia, disturbi depressivi, anche lì tra ansia e depressione. Quasi tutti i fattori genetici sono in piena condivisione. Questo è interessante, che vuol dire anche che quello che poi porta una persona sulla strada depressiva o sulla strada ansiosa è quasi del tutto l'ambiente. Quindi apre, come dire, specifica il ruolo dell'ambiente, no? E ci puoi correlare queste cose con, per esempio, altri, non so, tratti cognitivi, per esempio, con tratti di, non so, abilità cognitive, con stili cognitivi, con aspetti demografici, beh, questo è interessante dal punto evoluzionistico, con anche dei pattern riproduttivi, per esempio, vedere come il rischio genetico di certi disturbi correla con le basi genetiche, diciamo, che portano le persone a, che ne so, maturare fisicamente o sessualmente prima o dopo, riprodursi prima o dopo, riprodursi di più o di meno, che questo dal punto di vista evoluzionistico è importante perché, diciamo, no, ha a che fare con certe ipotesi sull'origine dei disturbi e così via. Quindi le correlazioni genetiche è stato uno dei contributi più spendibili, diciamo. E recentemente tu puoi andare a fare di più, cioè guardare correlazioni genetiche locali.
Cioè non più su tutto l'insieme di geni che contribuiscono, che so, per esempio alla schizofrenia, ma tu puoi isolare delle regioni genetiche specifiche che contribuiscono al rischio di schizofrenia e andare a vedere per ognuna come correla con altre cose. Per esempio, non so, con l'intelligenza piuttosto che con le abilità metacognitive, piuttosto che a livello genetico. E spesso si scopre che non è uniforme questa cosa, ma che all'interno della stessa predisposizione ci sono pezzi che magari hanno relazioni molto differenti con altre cose. E quindi, per esempio, ti portano a magari poter identificare, non so, sottotipi o contributi, no, diversi, multifattoriali, però puoi cominciare a fare una dissezione un pochino, no, del rischio genetico, non più come una cosa singola, ma andare a spezzettarlo e vedere sempre come va con altre cose e a sottotipizzare sotto. C'è una cosa che viene fuori, diciamo che sarà una. E questo è di interesse per gli evoluzionisti in particolare, no? C'è tutta un'area della genetica, della genomica, che cerca di usare le impronte, tra virgolette, che possiamo leggere nel DNA delle persone che vivono adesso, magari confrontandolo con quello delle persone che vivevano magari qualche migliaia di anni fa, qualche decina di migliaia di anni fa, e cercare diciamo, degli indicatori di che processi evoluzionistici ci hanno portato a certi tratti, no? O a certe predisposizioni genetiche. Per esempio, si può cercare di vedere se, non so, cioè, fai conto, delle varianti che predispongono alla schizofrenia sono state, per esempio, soggette a selezione positiva o negativa. Sono varianti che tendono a essere eliminate dalla selezione naturale nel corso del tempo, o varianti che invece si sono diffuse e magari hanno qualche vantaggio. Questo ti supporta ipotesi molto diverse. Da una parte hai l'idea che, per esempio, la schizofrenia sia puramente una disfunzione. Cioè, purtroppo il nostro cervello è esposto a, no, malfunzionare in quel modo lì, e le mutazioni dannose ti indeboliscono, in qualche modo vanno a interferire con tutta una serie di meccanismi, e ogni tanto, se siamo sfortunati, ci succede quella cosa, no? Dall'altra parte c'è un'ipotesi per cui almeno alcuni componenti della predisposizione alla psicosi può avere degli aspetti adattivi, per esempio legati alla creatività, al diventare dei partner più interessanti, più, diciamo, capaci di attrarre, no? Possibili, appunto, compagni, eccetera. E in quel caso lì tu ti aspetti che almeno alcuni componenti del sostrato genetico non siano solo negativi e eliminati dalla selezione, ma magari possano avere qualche aspetto di vantaggioso oltre che dannoso. E quindi quella è un'area in grande sviluppo, anche quella, e lì ci sono, come dire, spero di riuscire a pubblicare qualcosa anche prossimo anno, perché sto lavorando con dei genetisti. Non è per niente banale andare dai modelli genetici a ritroso come dire, confermare o sconfermare le ipotesi evoluzionistiche. C'è una grande complessità e è un campo davvero in evoluzione, perché anche le idee su cosa ci dicono i dati possono cambiare in modo abbastanza rapido. Non è, cioè, è affascinantissimo. Diciamo, questo è più di interesse per chi fa teoria, non tanto per il Certo, clinico. certo. Invece di interesse per il clinico, ci sono una serie di disegni genetici, non sempre con la genomica sofisticata, possono anche essere studi fatti sui gemelli, ci sono, diciamo, però un modo in cui si possono usare questi dati genetici è di creare dei campioni particolari che permettono di separare in modo, come dire, quasi chirurgicamente preciso delle volte, di identificare la causalità di certi fattori ambientali. Certo. O no. Per esempio, una delle cose che tu puoi fare è andare a vedere i gemelli monozigoti, no? Quindi diciamo, fondamentalmente identici dal punto di vista genetico, che sono discordanti per una certa disturbo. Per esempio, immagina avere di gemelli, e qui ci sono un paio di studi, due o tre studi di questo tipo, in cui uno dei gemelli ha un disturbo borderline, per esempio, di personalità, e l'altro no. Ok, bene. Allora, tu cosa vuoi vedere? Beh, puoi vedere, per esempio, se immagina questo, no? Ci sono delle predisposizioni genetiche che ti predispongono al disturbo borderline, e questo è abbastanza assodato. C'è una familiarità, c'è una base genetica, non sappiamo esattamente cosa, ma c'è. Sappiamo anche che c'è
vediamo nelle storie di vita delle persone con disturbo borderline degli esempi di trauma di vari tipi, no? Relazionale, dell'attaccamento, cioè quindi l'associazione tra trauma e disturbo borderline è presente, no? La si vede, la si può studiare, eccetera. A livello clinico è anche molto, in qualche modo, facile, se vuoi, molto intuitivo, no? Spiegare come si passa dal trauma allo sviluppo dei sintomi borderline, e anche in questi campioni di gemelli lo trovi, cioè chi ha più sintomi borderline anche ti riporta più trauma. Quindi tutto, diciamo, fila, no? Cosa puoi fare tu però? Puoi andare a vedere adesso invece non su tutto il campione, ma andiamo a separare i gemelli che hanno il disturbo e quelli che no. Quelli che hanno il disturbo hanno più trauma del gemello che non ce l'ha? E la risposta è no. Questo studio qua ti mette in crisi la questione del ruolo. Questo tipo di risultato qua è invece consistente, cioè è coerente con l'idea che ci siano dei fattori personali, in parte genetici, che dispongono sia a un maggior rischio di trauma, sia a un maggior rischio di disturbo borderline, ma non per questo il trauma ha un ruolo causale diretto sul rischio del disturbo. Scusa, una Se minore resilienza, com'è che la viene definita? potrebbe, allora, no, davvero potrebbe essere, cioè, adesso, poi semplificando al massimo, ma non è, questo Sì, sì, sì. è no? Però tu puoi avere, per esempio, fai conto, avere tratti impulsivi, no? E di disregolazione emozionale. Questi tratti ti possono predisporre al disturbo borderline, perché questi fanno parte, diciamo, no? L'impulsività disregolata fa parte del disturbo. Allo stesso tempo, se hai quei tratti lì, puoi finire più facilmente in situazioni traumatiche, perché, per esempio, sei meno bravo a proteggerti da possibili pericoli, hai magari una reattività emotiva maggiore che davanti a una situazione te la fa vivere in modo traumatico più facile. Sì. Poi, ipoteticamente, tu potresti avere un fattore X che ti produce sia il trauma che il disturbo, ma senza una catena causale che va dal trauma al Chiaro. disturbo. Cioè, spiega un terzo fattore. Tu vedi un'associazione, ma non è un'associazione causale, è un'associazione che è determinata da un altro fattore. Ora, in modo abbastanza sconcertante, i dati genetici di questo tipo qui tendono a suggerire che la storia è più così che invece una storia causale. Adesso non dico che sia detta l'ultima parola, però lo porto perché è un esempio, perché su altri disturbi no, c'è più ambiguità. Il disturbo borderline c'è talmente no, tanta anche assonanza tra, non so, la disorganizzazione dell'attaccamento e altre, no? Cioè, è una storia talmente sensata, quella che va dal trauma al disturbo, che ha stupito anche me. Cioè, io che sono anche un po' più genetista della media, no? Questi studi hanno stupito anche me. Effettivamente sono abbastanza perturbanti dal punto di vista clinico, perché, come dire, poi da lì cosa se si debba cambiare la pratica clinica è un altro argomento molto complesso, e non è detto che sia così semplice, no? Certo. Però, diciamo, quasi tutte le teorie cliniche, psicologiche cliniche, diciamo, sul disturbo borderline vedono l'ambiente relazionale e il trauma come un fattore, un ingrediente causale. I dati genetici in questo caso mettono fortemente in discussione questo assunto qui, e quindi Certo. creano una interessante da esplorare. E questo, sia i dati, diciamo, studi sui gemelli, che dati di genomica usati in certi modi. Di per sé la randomizzazione mendeliana, una cosa che si usa per cui tu puoi usare alcune, diciamo, variazioni genetiche come, beh, in dei modelli statistici particolari che ti permettono, insomma, un pochino di isolare quello che è una relazione correlazionale da una veramente causale, no? E questi si stanno cominciando a fare molto, pur con i loro limiti, e danno degli strumenti che, diciamo, prima di avere questi dati genetici tu non potevi avere, perché l'unico modo di farlo era fare degli esperimenti, tipo prendere, non so, 100 bambini, traumatizzarne 50, però no, avevi quel limite etico dell'esperimento per cui non puoi farlo e devi accontentarti dei dati che osservi. La genetica sta permettendo, quindi non è solo, perché la cosa più banale della genetica è che ti dice qualcosa sulle basi genetiche. Bang, niente di sorprendente. Invece la cosa un po' più meno intuitiva e forse più interessante anche per chi, diciamo, all'interfaccia con la clinica, è che il dato genetico, la ricerca genetica, oltre a dirti qualcosa sulle basi genetiche, può aiutarti a sezionare e in qualche modo scoprire in modo più preciso quelle che sono invece le causalità ambientali. E
e anche identificare casi in cui una cosa che sembra causale forse non lo è, che chiaramente è importante per i nostri modelli È e ci fondamentale. può aiutare. Direi che questo è Ok, un bel super contributo. interessante. Ultima domanda. Lasciamo in fondo quella più tra virgolette pratica per chi ha resistito. Non so quanto abbiamo fatto, ma lo possiamo far andare a Ma Bean velocità. Sapiens fa da sé selezione naturale, come si suol dire. Il nostro target non sono persone che vogliono l'omogeneità. Allora, quali prospettive e conoscenze rispetto alla psicologia evoluzionistica sono per te le più fondamentali da apprendere per uno psicoterapeuta o uno psichiatra oggi? Va bene, leggete il mio libro, lo messo in bibliografia perché vabbè, è davvero, non ce ne sono tanti ed è un contributo, penso, abbastanza Confermo, carino. leggetelo. Diciamo, a parte la battuta, io direi, facendo un punto elenco di cose che hanno il maggiore, no, come dire, ritorno all'investimento clinico, io direi. La prima cosa è tutto il discorso che abbiamo accennato sulle difese, la regolazione delle difese, eccetera. Rendi in essi la persona di riferimento, e, per esempio questo libro Buone ragioni per stare male fa un bellissimo, anche molto divulgativo, fa una bella analisi introduttiva a questo tipo di temi qui. Quindi quella è molto buona. Un altro, diciamo, spunto evoluzionistico è quello della motivazione e l'approccio dei sistemi motivazionali, che, come dire, chi fa si interessa di attaccamento è già lì, no? Però è una prospettiva che si estende oltre l'attaccamento a considerare altri sistemi, altre motivazioni, diciamo, in interazione. In Italia c'è una tradizione che si è sviluppata che ha, diciamo, già Gianni Liotti come capostipite e che si rifà a autori come Lichtenberg, Gilbert, insomma, e altri, e in qualche modo ha sviluppato in modo, secondo me, molto, molto interessante l'applicazione proprio clinica e terapeutica di questo modo di ragionare sulle motivazioni. E quindi quello decisamente uno dei contributi interessanti. C'è l'aspetto delle differenze di genere che ho nominato, magari ne parleremo un'altra volta se riusciremo a organizzare, e quello anche è una cosa che, diciamo, ha talmente tante ricadute che vale la pena, come dire, avere anche un'infarinatura, aiuta a pensare in modo più furbo a tutta una serie di cose. Tutte queste cose che ho detto, no? No, difese, sistemi motivazionali, differenze di genere, sono utili non solo nella terapia in senso stretto, ma anche a livello, diciamo, quello che viene chiamato psicoeducazione, no? Normalizzazione, questo, come dire. E l'aspetto, diciamo, esplicativo, che in qualche modo a volte è utile, sono potentissimi. Tutti quanti sono, diciamo, temi che sono molto potenti, perché appunto dà delle spiegazioni che, oltre a essere intuitivamente, no, utili, sono anche non inventate, quindi radicate in qualcosa di plausibile. Insomma, cosa c'è di meglio di così? E quindi questi sono, secondo me, i tre contributi principali che consiglierei. Allora, consiglio anche di non, come dire, se uno li affronta così a freddo, si rischia di digerirli in modo superficiale, no? E avere una versione in cui tu hai in qualche modo innestato un pezzo che trova un senso in un ragionamento evoluzionistico più ampio, ma è solo un pezzettino e non capisci il senso più generale. In realtà, un'infarinatura di psicologia evoluzionistica più ad ampio raggio, non so, ci sono dei manuali, c'è il David Bass, c'è il suo manuale che è insomma, va bene come introduzione, ci sono un bel libro di Stuart Williams che è La scimmia che ha capito l'universo, che consiglio, anche quello, un libro, diciamo, divulgativo, molto, molto fatto bene, che introduce un po', e poi da lì, come dire, si può approfondire, diciamo, un po' di più. Però avere una visione di insieme di cos'è la psicologia evoluzionistica, secondo me, aiuta a prendere questi spunti non come pezzetti isolati, no? Ma come cose che hanno un senso. E questi, diciamo, queste idee evoluzionistiche hanno, ti dico molto, molto sinceramente, hanno un aspetto che è anche di appeal, no? Perché risuonano con l'esperienza, sono intuitive, ti danno magari
per la prima volta magari una spiegazione sensata di una cosa che avevi osservato o in qualche modo registrato, ma non avevi gli strumenti, quindi hanno un appeal molto facile. Però questa è anche una debolezza, perché rischiano, no? Rischi di prenderle e, come dire, mal digerite, pensare di aver capito, invece quello che hai sono pezzetti appiccicatici dove fai degli errori clamorosi. Quindi il mio consiglio è, come dire, non farsi sedurre troppo dall'aspetto, diciamo, più superficiale di queste cose, e ci va un po' di digestione per capire un po' più profondamente come funzionano questi concetti. Quindi suggerisco di, se si riesce, metterci anche un po' di formazione generale su quella che è la psicologia evoluzionistica, i temi, i problemi, i concetti, e poi da lì queste cose, come non so, i sistemi motivazionali, hanno tutto un altro senso che invece presi così, diciamo, come un corpo estraneo, senza aver avuto un background un pochino più di base. Quindi questo è il mio consiglio. E direi che abbiamo fatto una bella carrellata oggi. Sì, Grazie grazie di avermi ospitato. a te. Speriamo di riuscire a farne altre. Ho appena Contiamo fatto ancora una chiacchierata con Simone Cheli su questi temi. Sarà molto interessante vedere anche nei prossimi anni come una psicoterapia informata dal punto di vista evoluzionistico, non una psicoterapia evoluzionistica che Certo. è soggetta a possibili critiche e a diventare facilmente una moda, in questo periodo in cui c'è molto business nelle terapie, ogni 8 mesi ne escono di nuove. Bene, vediamo quello che succederà. Anch'io, da psicologo psicoterapeuta, suggerisco a colleghi e psichiatri di incominciare a integrare anche queste prospettive insieme alle neuroscienze e a tante cose che stanno arricchendo le nostre mappe negli ultimi 20-30 anni. Va bene, grazie Marco, e allora alla Grazie prossima mille volta. a te. Alla prossima. Ciao.